Siamo col signor Scannagatti Alessandro, quasi 89 anni, di Milano, e lei è uno dei pochi oggi che possono ancora raccontare, diciamo, della detenzione, della prigionia a Mauthausen, campo tedesco, un lager tedesco. Allora ci racconti quella che è stata la sua terribile esperienza. Niente, la mia esperienza è che mi hanno preso perché portavo armi ai partigiani in Valdossola. Ma dovevo essere fucilato, invece mi hanno condannato a 30 anni. Lei era partigiano? Ero partigiano, cioè portavo armi ai partigiani perché, essendo panettiere, potevo viaggiare di notte e così me ne approfittavo di aiutare i miei compagni che erano in montagna. E dopo la cattura, chi l'ha catturata, i fascisti o i tedeschi? Mi hanno catturato i tedeschi. Mi hanno portato a San Vittore, da San Vittore a Bolzano a Mauthausen. Essendo panettiere, mi hanno messo a lavorare i forti crematori. Come si viveva a Mauthausen? Malissimo, un po' di brodo e lavorare e frustate, perché magari cercavamo di rubare qualcosa da mangiare. E ovviamente una vita infernale. Nei confronti degli italiani quali erano le umiliazioni? Ma le umiliazioni nostre erano parecchie, perché eravamo dei traditori e ovviamente ci maltrattavano come cani. Ovviamente non è di augurare a nessuno la vita. Cosa ricorda lei della liberazione? Quel giorno lei non era a Milano, ovviamente. La liberazione era il 5 maggio. Alle 8 del mattino è entrata una camionetta di americani con su un ufficiale che parlava benissimo l'italiano. Quindi lei era ancora a Mauthausen il giorno? Ancora a Mauthausen, ma di lì mi hanno portato in Svizzera, perché ero sfinito, ero 28 kg e in Svizzera ho fatto 4 mesi a Gerizau. E degli ebrei che ricordo ha? Degli ebrei li eliminavano, li mandavano a fare la doccia e poi le dicevano che le facevano il bagno, invece aprivano i gas e noi dovevamo andare a tirar fuori i bambini. Quindi lei è un testimone diretto, insomma, di questo fatto? Esatto, ero l'unico a dire. Chi dice oggi che, insomma, le cose sono state esagerate, come risponde? No, dico che sono dei fanfaroni, perché non hanno provato quello che abbiamo provato noi.